Ma certamente. Cioè... Ma la politica pare che se lo dimentichi, quindi ma non c'è possibilità. Ma è quella la politica, dimenticare il Sud. Se lo ricorda troppo, dice Ponti? Dimenticare il Sud, certo, è la politica dello Stato italiano, cioè... da 150 anni. Faccio un esempio. È inutile, cioè non facciamo discorsi, guardiamo fuori, apriamo la finestra. In Italia c'è l'alta velocità, ma un meridionale per vedere l'alta velocità deve andare al nord, ma quell'alta velocità è fatta con i soldi di tutti, anche dei meridionali, e in Italia c'è l'unica città in Europa non raggiungibile con le ferrovie, le nostre, dello Stato. Cioè? È Matera, capitale europea della cultura 2019, la città più antica del mondo. Non raggiungibile. Non è mai arrivato il treno. Non solo. Ma l'alta velocità forza, in Italia. Domanda, scusi, ma professore. Sono? Professore, l'alta velocità in Italia costa in media 7 volte più a chilometro che in Francia o in Spagna. Ma gli scandali avvengono perché una Siria. Dove? No, vorremmo dove, i treni normali. I dati li deve vedere. La volete? I no, dati, come no? Noi vorremmo i treni, pubblici, li vogliamo. Anche professore, vorremmo dei treni. Io ci metto 7 ore per arrivare a casa mia non a trovare solo. I miei genitori da Roma a Taranto. Non c'è la domanda, professore, lei dice che Matera sia irraggiungibile. Giusto? Ma un non c'è la così, domanda. Ma certo. Ma come ma certo, una linea professore? Ferroviaria, una linea ferroviaria per avere un qualsiasi senso a un binario unico deve avere almeno 40 treni al giorno, a doppio binario almeno 100 treni benissimo. Al giorno. Allora, se no non ha nessun senso Torino, economico, Milano. È meglio spendere quei l'alta soldi velocità, per altre Torino, cose. Milano, quello vuol dire buttare i soldi dalla finestra e darli alla mafia. E darli alla mafia, che è questo che vuole. Opere pubbliche, cemento. No, vorrei poter cemento dire qualcosa vuole però, la dopo. Mafia. Professore, dopo smentirà tutto quello che ho detto. Prima. Allora, professor Ponti dice, allora, dai, fare una cosa simile, dove non c'è domanda, sarebbe farsi dare lavoro alla mafia. Mi permetta, la risposta. È una colossale... Certo, ma lo dicono tutti questo. Ma scusi, un paese anche è tale... Anche 24 ore lo dice, soldi cioè, alla mafia. Professore, vorrei dire due parole, se no... Il concetto del professor Ponti è chiaro, aprile. Se si fanno gli autostrade in un paese, devono starci ovunque, non da una parte soltanto pagata anche da tutti gli altri no. Ma che cazzo dai. Dice? Ma professore... Allora Ponti, le do un dato, visto che lei la si chiama, molto, è una poesia questo titolo, disinformato. Dai, dai. Il tutto si così. Faceva lo stesso, mi permetta, stupido discorso, quando si diceva questo. Che non si dovevano fare autostrade al sud perché non c'era la domanda, appena ci fu un'autostrada, la Salerno-Reggio Calabria, mica che... Gli indici di come si dice, motorizzazione al sud superarono quelli del nord. Strade professore, sì, ma ferrovie no! Oh cazzo! Il mercato... Professor Ponti, non dica parolacce! Ci sono i piccoli! Il mercato deve essere uguale più. Per bravo, tutti! Oh, meglio! Esempio... La Milano-Torino aveva un dato preciso, la Milano-Torino. Diglielo, professore. Allora, 400 chilometri... Certo. Fra Milano e Firenze 2 ore, 400 chilometri fra Trapani e Catania 15 ore e mezzo. Che cosa porta al mercato quello di Trapani? Deve crepare. Allora, professor Ponti, non litighiamo. Ripeto, ma fra che Torino e sono per soldi favore, buttati lo quelli. Spegnete un attimo, mi fate. Fra Torino e Milano è stata costruita un'alta velocità, una linea ad alta velocità per più di 200 treni al giorno, ne passano 14. Nel nord Italia c'è un aeroporto ogni 50 chilometri, è una mostruosità mondiale. Al sud non ci sono treni, non ci sono autostrade, aeroporti pochi. Come vuole che uno del sud possa competere con... Non solo, ma l'economia del nord è la più assistita della storia. Le faccio un esempio, l'ultimo dato proprio, quasi 5.000 milioni di euro per le ferrovie, questo governo, 98,8% al centro-nord e 1,2% al sud. Come facciamo a raggiungere il nord? Ma le ferrovie non solo, professore, le do altri dati.
dati, poi lei me li contesta. Mille e due altri dati, me li contesta. Soldi, governo precedente, per le scuole terremotate che sono 24.000, 13.000. Quello serve! Quello serve, 13.000, ovvero qua, più della metà. Sono in sole tre regioni, Campania, Calabria e Sicilia, i soldi sono stati dati per il 97% al nord e 3% al sud. Soldi per combattere l'evasione scolastica, record europeo, Scampia e Palermo, sono stati dati alla Lombardia. Come si fa a raggiungere il no, ad eliminare il gap nord-sud? Ma... è costruito dalla politica per funzionale a un'economia coloniale. Queste sono balle protezionistiche, come Salvini. Però, professor Ponti, ma questi sono dati, però. Allora, cioè, che ci sia stato un taglio con i dati di un anno. Dati di un anno di un governo. Ultimi dati, bilancio dello Stato, soldi dati ai comuni del nord e del sud. Al nord è stato dato il 300% rispetto al fabbisogno standard, al sud il 53%. Sì, com'è che abbiamo la questione meridionale? Perché viene costruita dalla politica in funzione di un'economia. Allora Ponti, ma quanti soldi ha reso il nord e quanti il sud alle casse professor. Dello Stato? Questa è una retorica vecchissima che va bene per Salvini. Ma si convinca, sono dei dati. Sono numeri. Sentiamo Manuela Iadì. Quanto ha pagato il nord e quanto il sud allo Stato? Ma cosa sta dicendo? Quando è stata fatta l'Italia e i soldi sono stati messi tutti insieme in una cassa unica, il 66% dei soldi era meridionale, la Lombardia ha messo l'1%. Sentiamo Manuela.